Nel 2022 in Italia sono state registrate 43.900 nuove diagnosi di tumore del polmone, 29.300 negli uomini e 14.600 nelle donne, secondo quanto stimato dall'Associazione Italiana Registri Tumori. Il tumore del polmone è una delle prime cause di morte nei paesi industrializzati, Italia compresa, e nel nostro paese questa neoplasia rappresenta la prima causa di morte per tumore negli uomini e la seconda nelle donne, con circa 34.000 decessi in un solo anno. L'argomento è stato al centro del congresso sulla chirurgia oncologica toracica che l'Auditorium Petruzzi di Pescara ha messo a confronto esperti del settore con l'obiettivo di creare un'importante collaborazione tra i reparti che fanno chirurgia del polmone per migliorare le prestazioni sanitarie e ridurre la mobilità passiva, come spiegato dal professor Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica della Casa di Cura Pierangeli di Pescara e presidente del congresso. L'Abruzzo per fortuna ha una incidenza non molto alta di nuovi casi ogni anno per tumore del polmone. Stiamo intorno ai 50-60 casi ogni anno per 100.000 abitanti, quindi è al di sotto di quella che è la media nazionale. Di questi, circa la metà sono pazienti che possono essere operati, molti adesso per fortuna in una fase molto precoce, quindi sono tumori molto piccoli in cui la chirurgia, soprattutto la chirurgia mini-invasiva, può dare risultati estremamente favorevoli in termini di guarigione. Parliamo anche del 70-80% di guarigioni a 5 anni. Com'è cambiata la chirurgia toracica oncologica nel tempo? È cambiata moltissimo, siamo passati da quei grossi tagli di 30-35 centimetri a piccole incisioni di un centimetro, due o tre incisioni da un centimetro, riusciamo a fare interventi sul polmone, a asportare metà polmone, un lobo, segmentectomie, e questo ha portato a enormi vantaggi e benefici per il paziente in termini niente dolore, scarse complicanze, bassa mortalità, una precoce mobilizzazione, una degenza postoperatoria di 2, massimo 3 giorni, enormi vantaggi. Perché sono importanti quelli che vengono definiti i centri di eccellenza e come si identificano? Quest'anno per la prima volta nel mese di novembre, da poco più di un mese, sono stati pubblicati dall'Agenas gli esiti del un censimento nel programma nazionale Esiti, appunto, e in cui sono stati riportati tutti gli interventi chirurgici per le patologie maggiori oncologiche. In Italia ci sono circa 200 reparti che fanno la chirurgia del tumore del polmone, però solo il 20% di questi, quindi 38 reparti infatti, fanno più di 100 interventi all'anno e sono quindi accreditati per essere reparti ad alto volume e ad alta specializzazione. Orgogliosamente la chirurgia toracica che facciamo alla Casa di Cura Pierangeli è tra questi centri, l'unico centro in Abruzzo che supera questa soglia e dà garanzie ai pazienti di avere davvero un'assistenza adeguata.